sono Silvia Cavallo, ho 18 anni e frequento il quarto anno del liceo scientifico opzione scienze applicate Rico Fermi di Policoro. Sono una candidata della lista 30 a favore del dottor Rocco Leone perché credo in lui. Uno dei motivi principali che mi hanno spinto a far questa scelta è stato la voglia di rappresentare all'interno della futura amministrazione i giovani. Noi giovani abbiamo bisogno di essere guidati ed ascoltati, e come fare se non attraverso una rivoluzione? Noi non sogniamo una città perfetta, ma una città in cui possiamo sentirci a casa. Vogliamo una politica senza troppi sprechi, una politica più umana e meno vincolata da beni materiali. Una politica che ci renda responsabili per gestire quei beni in modo adeguato. La rivoluzione serve per scuotere, setacciare e rinnovare, perché la staticità porta alla perdita di quello che c'è di positivo. Credo che questa rivoluzione sia possibile solo con questa squadra, con Rocco Leone. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, buonasera Policoro. Buonasera a tutti, questo che potrebbe sembrare un orario sfortunato di apertura in realtà ha un grandissimo vantaggio, quello di poterci veramente guardare negli occhi questa sera, in questo momento, e provare a fare insieme una riflessione anche veloce, provare a capire quello che è un momento importante per la nostra comunità e capire che comunità anche vogliamo essere. Noi in questi 5 anni abbiamo provato a mettere tutto dentro, abbiamo messo tutto noi stessi, abbiamo messo la nostra passione, le nostre capacità, le abbiamo implementate. A volte forse abbiamo anche sbagliato, però noi abbiamo cercato di segnare un solco nella storia di questa città. E vi invito a riflettere sui tanti temi che inevitabilmente nei programmi degli avversari ritroviamo come continuità, come miglioramento, segno che tante decisioni che sono state prese in questi 5 anni, con coraggio a volte con tante difficoltà, ci hanno visti uniti su un tracciato, su una strada che adesso deve andare dritta, una strada alla quale molto probabilmente non si può tornare indietro, ma questo in senso positivo. E mentre noi abbiamo cercato in questo momento di tracciare questa strada, l'abbiamo fatto insieme come comunità, perché se 5 anni fa i nostri problemi più grandi erano legati a problemi che ereditavamo, che erano polvere sotto il tappeto, noi abbiamo affrontato tutte queste questioni e la strada della differenziata è fatta, ad esempio. Abbiamo immaginato di dare opportunità sul lungomare, una strada compiuta. Oggi ci dobbiamo porre il problema come facciamo a offrire servizi in maniera positiva. Noi abbiamo immaginato questa piazza diversa, il caffè letterario, era l'unico locale che noi avevamo di proprietà in questa piazza, oggi è un caffè letterario. Abbiamo immaginato, abbiamo sognato e oggi in realtà abbiamo investito dei fondi di finanziamento. E faccio una piccola parentesi, perché su questo palco viene detto, si è giocato molto anche sulle parole, si sono usati termini tipo fondi per spiegare cose che invece sono crediti e debiti, si sono usati termini giocando molto spesso sulla difficoltà dell'amministrare, e che mentre noi cercavamo di creare l'opportunità abbiamo trovato tutti questi ostacoli, e abbiamo trovato gli ostacoli che in fondo non sono andati contro le nostre persone, certi ostacoli sono andati contro la nostra comunità. Allora, quanto più capiamo che questi valori che noi stiamo cercando di tracciare attraverso la differenziata, attraverso il lungomare, attraverso quello che possono essere le risorse del patrimonio culturale oppure quelle delle strutture sportive, che questo è un altro tema, dobbiamo tutti immaginare che i problemi di oggi sono problemi legati a una visione diversa della città. E quindi io posso dire una cosa, che noi abbiamo provato ad applicare la visione di questa città attraverso delle scelte coraggiose. La bandiera blu l'abbiamo citata l'altra volta, abbiamo citato una città che cammina, e noi questi ostacoli e questa visione l'abbiamo difesa, l'abbiamo lottata, abbiamo provato a immaginare una città che si proiettasse nel futuro. Io non tolgo altro tempo, era giusto per sottolineare che
Oggi tutti quanti noi abbiamo una responsabilità e questa responsabilità va al di là di quello che possono essere le nostre convinzioni ideologiche. Noi siamo una comunità in cammino e lo dicono i dati che in crescita anche demografica in una regione che invece si spopola, che lo dicono i dati del turismo, ma lo dicono anche l'età media, lo dicono i servizi che questa città riesce ad offrire, perché noi 5 anni fa mandavamo i nostri bambini ad esempio nei pulmini degli anni 70, perché noi immaginavamo e vivevamo il mare 20 giorni. Noi abbiamo partecipato a tutte le opportunità di finanziamento che in questi 5 anni ci sono capitate davanti, perché se qualcuno dice che c'è bisogno di un ufficio per reperire fondi, vi posso garantire che noi invece abbiamo partecipato a quella che è una programmazione europea che funziona su una programmazione di 7 anni, quindi non funziona che tu fai i progetti e vai a bussare alla porta, funziona che ci sono le opportunità e la comunità deve e l'amministrazione deve provare a reperire quei fondi. Vi faccio solo un esempio: solo nel settore turistico noi siamo riusciti a reperire 1.300.000 euro di finanziamenti, e in questo può sembrare banale, però se oggi il Palaolimpia, che qualcuno dice che è chiuso, in realtà è aperto, è dotato di tutti i comfort, dai seggiolini all'impianto audio, abbiamo omologato quel palazzetto, il Pala Ercole, abbiamo una visione, noi abbiamo sfidato chiunque a dire date un'alternativa, un altro modo per risolvere i problemi, ma la visione di quella struttura che attualmente è aperta per tutte le associazioni, la responsabilità dell'opposizione è stata giocare invece sugli ostacoli, far credere alla città che qua si fanno favoritismi, noi abbiamo rispettato la dignità della comunità in tutte le opportunità che abbiamo dato, e questo e questa immagine ce la dobbiamo avere bella impressa, perché queste opportunità le abbiamo fatte insieme, stiamo camminando verso un futuro che dà ancora più opportunità. Dobbiamo rendere questa fase positiva strutturale, noi la nostra proposta l'abbiamo e vi chiediamo solo di stare accanto a noi, aiutarci e ragionare su che veramente comunità vogliamo diventare. In bocca al lupo a tutti. Per l'orario, Massimiliano, avremo sicuramente più fortuna al ballottaggio. Buonasera Policoro, buonasera alle donne e agli uomini di questa città e un abbraccio a tutte le persone per bene di questa comunità, che sono sicuro sono la stragrande maggioranza. Policoro E, non Policoro A, perché ancora una volta noi abbiamo preferito essere, non abbiamo preferito avere. Allora, molti di voi si staranno chiedendo: ma che ci fa Filippo Vinci sul palco che sostiene la coalizione del candidato sindaco Leone, quando 5 anni fa lui era candidato sindaco di questa città? Beh, sgombriamo subito un equivoco, cari concittadini, sgombriamo subito il campo di un equivoco e usciamo immediatamente dalla ipocrisia, perché noi dobbiamo essere sempre leali e sempre onesti nei confronti di chi ci vota, ma anche e soprattutto direi di chi non ci vota. Io, come sapete, sono stato candidato sindaco 5 anni fa a capo di una coalizione di sole liste civiche, senza nessuna appartenenza partitica, e avevo, come tutti i sindaci e come la legge prevede, un programma di cose che avrei voluto e dovuto realizzare se questa città mi avesse dato il consenso. Così non è andata, lo sappiamo tutti. Beh, tra le cose che io avrei voluto realizzare c'erano tante cose, e più andava avanti l'amministrazione guidata da Rocco Leone, ma da tutti gli altri amici che sono sul palco qui questa sera, e più io vedevo che loro realizzavano i sogni, i desideri, le aspettative, le opere che io avrei voluto realizzare. Questa è stata la ragione per la quale io sono qua. Fatevene una ragione voi, non sono qua perché qualcuno mi ha garantito la postazione da vice sindaco, perché noi l'accordo, a differenza vostra, l'abbiamo fatto sul programma, non sull'organigramma. È l'accordo programmatico che mi ha spinto e ci ha spinti ad essere qua. Questa amministrazione ha realizzato in questi lunghi 5 anni tante cose. La raccolta differenziata oggi è al 70%, siamo il fiore all'occhiello della regione Basilicata come comune di Policoro, abbiamo raggiunto il 70%,
era tra le cose che avrei voluto realizzare anch'io. La eliminazione, guardate, questo è stato un tema fondamentale, un mio cavallo di battaglia nella campagna elettorale scorsa, l'eliminazione delle barriere architettoniche. Io avevo tante persone, avevo con me alcune persone più sfortunate, alcune persone diversamente abili che mi dicevano: Filippo, perché noi, a differenza di qualcun altro, ci chiamiamo per nome, non ci chiamiamo con titoli accademici o militari. Filippo, ma perché noi non siamo liberi nella nostra comunità di fare una passeggiata con la nostra carrozzina, a mano oppure a motore? Beh, vi ricordate quella barriera di inciviltà che erano i marciapiedi, dove le carrozzine dei disabili non potevano passare? Sono state eliminate. Questo è un esempio di civiltà nel 2017. Il regolamento urbanistico, qualcuno dirà: ma che cos'è il regolamento urbanistico? Sembra una parola sterile, sembra una parola vuota. Enrico, dov'è? Non è così. Il regolamento urbanistico è la più grande opera monumentale che un'amministrazione possa disegnare per il futuro suo, della sua comunità e dei figli che verranno, perché ci dà la percezione della Policoro che è e della Policoro che verrà. E questo è il sogno che deve avere un'amministrazione, non di pensare alle prossime elezioni, ma alle prossime generazioni. E questo ha fatto l'amministrazione che io a testa alta sostengo questa sera. La destagionalizzazione, il lungomare, ma voi vi ricordate com'era Policoro 5 anni fa? Adesso sono i ragazzi delle città come Castellaneta, come Taranto, come Ginosa Marina, che vengono a passare le loro serate da noi, e i nostri ragazzi sono in sicurezza. Noi genitori possiamo attendere tranquilli che loro rientrano, anche se qualche volta lo fanno ad ora tarda, devo dire la verità. Però noi siamo, questa amministrazione è riuscita ad offrire a Policoro la destagionalizzazione. Ricordate la destagionalizzazione? Se ne parlava da 10 anni, come da 20 anni si parlava del regolamento urbanistico, da 4 lustri. Questa amministrazione ha messo il timbro sopra, fatto. La destagionalizzazione, Rocco, fatto. A marzo quest'anno a mare c'erano gli ombrelloni aperti, c'erano le attività turistiche aperte, c'erano i ragazzi che si divertivano. Questi sono i fatti realizzati. E poi, ve l'ha ricordato prima Massimiliano Padula, questo è il primo anno che il palco è nella piazza centrale. Prima parlavamo da quell'angolo lì, ve lo ricordate? Beh, sapete perché lì il palco non ci può stare più? Perché tra le tante cose che questa amministrazione aveva promesso c'era quella di dare ai policoresi l'apertura del caffè letterario. Di fronte a voi, alla mia destra, il caffè letterario è stato aperto. Ma tutto questo non sarebbe stato possibile se l'amministrazione non avesse tenuto, come suol dirsi, i conti in ordine, non avesse tenuto il bilancio in attivo. Perché forse qualcuno non lo sa, sono tanti i comuni della provincia di Matera e della regione Basilicata che vanno a bussare alla porta del presidente della giunta regionale Pittella per farsi dare i mutui, per farsi dare i finanziamenti, perché ci sono comuni in provincia di Matera che stanno letteralmente fallendo. Questo comune è un comune con il bilancio solido. Ci sono comuni che non riescono a pagare gli imprenditori, che non riescono a pagare i fornitori e che non riescono più a pagare lo stipendio ai propri dipendenti. Questo è un problema che questa comunità non ha mai avuto e che non ha, grazie a come vengono tenuti in ordine i conti del bilancio. E allora poi dobbiamo sentirci anche, hai fatto bene a fare quel passaggio, Rocco, hai fatto bene qualche sera fa, dobbiamo sentirci anche qualcuno da qualche paese vicino che viene su questo palco a farci la lezioncina sul bilancio. Non abbiamo bisogno di questi cattivi maestri, state a casa vostra, non abbiamo bisogno di cattivi maestri. Però qualcuno dirà:
c'è ancora tanto da fare. È vero, dobbiamo essere intellettualmente onesti, c'è ancora tanto da fare. Però guardate, amministrare è la cosa più difficile, è il compito più difficile che possa essere assegnato ad un uomo, perché significa occuparsi dei destini della sua gente e tante volte della povera gente, ed è una cosa che ci deve, e non lo dico per metafora, far tremare le gambe. Però guardate, amministrare non deve significare farci sentire famosi, farci sentire importanti, o come ho letto da qualche parte, amministrare significa anche comandare. Non è così. Amministrare non significa comandare, amministrare significa servire, amministrare è servire. È la ragione per la quale io sono qui su questo palco, cari detrattori, caro qualche detrattore, è che su questo palco ci sono gli uomini che hanno servito la città, non si sono serviti, a differenza di altri, della città di Policoro. Ma la cosa fondamentale, la cosa principale senza della quale io questa sera non sarei a prendervi un poco di tempo per ascoltarmi, è stata la trasparenza, è stato il modo di amministrare trasparente, leale ed onesto di queste persone. Guardate, vedo in piazza tanti colleghi avvocati. Una informazione di garanzia non è mai un'anticipazione di colpevolezza, non è mai un'affermazione di penale responsabilità e non è mai una sentenza di condanna. Ma questa amministrazione in questi lunghi 5 anni non ha ricevuto neppure un semplice avviso di garanzia. E questo è un dato, e questa è la risposta a coloro i quali vengono qua sopra a fare i moralizzatori e a chiedere certificati di casellari giudiziari vari. Questi sono i fatti di questa amministrazione. Queste persone escono tutte più povere rispetto a 5 anni fa, dal primo giorno in cui sono entrati in politica. Sono tutti più poveri rispetto a 5 anni fa. Ora io vi chiedo di fare un semplice piccolo sforzo di memoria. Fatelo insieme a me e facciamolo insieme tutti quanti. Voltatevi un secondo indietro e guardate, concentratevi un istante. Quanti nel passato sono andati al comune poveri e ne sono usciti ricchi di proprietà e di beni materiali? Voi ve li ricordate? Non ho alcuna necessità di fare i nomi. Voi ve li ricordate? Li conoscete? Perché questa non è una metropoli, questa è una piccola città dove ci conosciamo tutti e dove c'è un controllo sociale spietato. Guardate gli uomini che sono su questo palco stasera e poi, per cortesia, guardate le altre liste, guardate dove si sono candidati e perché soprattutto si sono candidati altrove e non qua, e concentratevi su chi sono i loro prestanome, perché non dobbiamo preoccuparci di qualche lupo affamato che hanno schierato, ma di qualche vecchia volpe che sta dietro, delle volpi dietro dobbiamo avere preoccupazioni. E adesso si ricostruiscono, come si chiama in medicina, Rocco? L'imene della verginità politica, ma hanno vissuto alle spalle della comunità per una vita intera. E non vi illudete perché non cambieranno, perché ce l'hanno nella loro grammatica educativa, ce l'hanno nel loro DNA, ce l'hanno nel loro DNA nucleare e mitocondriale. Questa è la differenza che contraddistingue noi e loro. Qui c'è gente che alla città ha dato, altrove c'è gente che dalla città ha avuto.
allora, cari concittadini, è anche giusto che concluda il sindaco, il candidato sindaco. Io vi ruberò ancora solo credo 5 minuti, fatemi un cenno perché io non vedo l'orologio, fatemi un cenno 3-4 minuti prima che io termini. C'è ancora tanto da fare, è vero, c'è ancora tanto da fare, però non possiamo permetterci il lusso di tornare indietro. Ricordate com'era Policoro 5 anni fa e guardatelo adesso. Non permettiamoci il lusso di fermare un treno in corsa, non permettiamoci questo lusso. C'è ancora tanto da fare, penso al piano dei lidi, penso al piano d'ambito che giace per l'inerzia di una burocrazia malata che ha paralizzato quest'atto che era in fase di approvazione. Penso alla piazza centrale che la regione non ci ha concesso un centesimo per poterla fare, quando poi altrove hanno dato 10 milioni di euro a Senise per lo sbarco dei greci. Ricordatevelo quando verranno il presidente della giunta regionale Pittella, quando verrà l'assessore all'agricoltura Braia, che ha inginocchiato gli agricoltori e viene qui a farsi le autoscatti ed i selfie, e quando verrà l'assessore ai trasporti Nicola Benedetto, che si è accasato in qualche coalizione e viene qua come tutti gli altri ogni 5 anni solo a fare bottino di voti. Mandiamoli via, mandiamoli via, mandiamoli via. Ma lo vedete quanti siamo? Ma vedete quanti siamo? Ma davvero dobbiamo farci comandare dai paesi vicini? Ma davvero ci devono indicare, confezionare e votare il nostro sindaco da Nova Siri? Il nostro sindaco ce lo scegliamo noi, non abbiamo bisogno di voi. Il nostro sindaco, amici policoresi, ce lo scegliamo e ce lo votiamo noi. Ora però devo necessariamente dare una risposta a qualcuno che l'altra sera mi ha citato su questo palco e ha detto, rivolgendosi al candidato Leone, al candidato sindaco Leone: quando sarai eletto, il vice sindaco che tu hai scelto, Filippo Vinci, ti spiegherà quali sono i reati. Io per ora ti spiego la opportunità. Sono le testuali parole di un candidato consigliere di questa tornata elettorale. Il candidato consigliere Rizzo, candidato con la coalizione che sostiene il candidato sindaco Di Pierri. Siccome è la seconda volta che mi citi, Rizzo, io ti devo rispondere, perché anche le risposte sono un debito e io, a differenza di qualcun altro, i debiti li pago. Io, a differenza di qualcun altro, i debiti li pago. Tu hai parlato di opportunità. Beh, rispondimi per cortesia tu a questa domanda. Ma a proposito di opportunità, è opportuno che il tuo candidato sindaco sia ancora oggi, dopo 5 anni, l'avvocato del comune? Perché invece di non dire a me di spiegare l'opportunità a Leone, non spieghi tu a lui l'opportunità di dimettersi dalle decine di incarichi che ha avuto dal comune di Policoro? È l'unico caso in Italia in cui uno è contemporaneamente avvocato del comune e candidato sindaco allo stesso comune. Uno che al mattino va in tribunale a difendere il comune di Policoro in persona del sindaco in carica Rocco Leone e che al pomeriggio in consiglio comunale è il più strenuo oppositore del comune di Policoro in persona dello stesso sindaco in carica Rocco Luigi Leone. Questa è, non è correttezza, non è correttezza dal profilo deontologico e dal profilo della politica. Mi spiace che debba dire le stesse cose in parte che ho detto 5 anni fa, mi spiace, ma tant'è e non per colpa mia. E allora lo stesso debito ce l'ho con un altro
sostenitore della stessa coalizione, che l'ex consigliere comunale e per 10 anni assessore provinciale Franco Labriola, perché qua si travestono da civici. E vuoi vedere che sono stato io assessore alla provincia o alla regione, o qualcuno di noi? Qua adesso sono diventati tutti civici, guai a dirgli che hanno delle appartenenze partitiche. Caro Franco, senza alcuna polemica, tu, quando io ero assessore agli affari generali al contenzioso del comune di Policoro, hai presentato un'interrogazione scritta rivolta a me. Era il 5 ottobre 2011, protocollo 21.724, controllate, anche noi abbiamo le carte. E hai chiesto a me, che ero all'epoca assessore, la ragione per la quale tutti gli incarichi agli avvocati erano dati a soli 3 avvocati di questa città. Solo 3, non i 140 che ha dato questa amministrazione. Solo 3 avvocati. Beh, mi chiedesti se non fosse opportuno che questi ricevessero gli incarichi non dalla giunta ma con un bando. Voglio dirti, Franco, io non ho avuto la possibilità di rispondere perché poi il sindaco dell'epoca si dimise, ma dopo 6 anni faccio io la domanda a te. Visto che tutti e 3 questi avvocati sono tutti e 3 nella tua stessa coalizione, chiedilo direttamente a loro! E uno di questi 3 è il tuo candidato sindaco, chiedilo direttamente a lui, chiedilo direttamente a lui. Questa è la nostra, del programma è stato sviscerato, io purtroppo devo chiudere perché è giusto che concluda il sindaco, ma noi, vi è stato già spiegato, abbiamo una visione diversa della città e della comunità. Tra qualche giorno andremo a votare, ricordatevene l'11 di giugno quando andremo a votare. Fate la rivoluzione non nelle piazze, come diceva Borsellino, ma con la matita in mano. L'11 giugno dateci un voto libero, dateci un voto utile, di speranza, di onestà, di lealtà, di legalità, di libertà, di fiducia, di passione. Non vi deluderemo. Grazie Policoro. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Oggi è una giornata bella, è il 9 giugno, è la prima giornata di luna piena che gli indiani d'America chiamavano luna di fragola e di buon auspicio per la nostra città. Allora, cinque anni fa noi ci siamo lasciati e in quella campagna elettorale io ricordo che era stata una campagna elettorale accesa, piena di passione, ma piena di idee e di programmi. In questa campagna elettorale i cittadini di Policoro avranno notato che da alcuna parte, da nessuna parte c'è stata una sfida politica piena di contenuti, bensì una guerra al sottoscritto, una guerra brutta, una guerra che ha fatto scivolare quello che è il momento bello della politica, la sfida dell'intelletto e dell'animo, nel pettegolezzo e nell'offesa. Offesa, cari cittadini, io mi rivolgo ai genitori di candidati che stanno nelle liste di DPR e che vengono nel mio ambulatorio. Il nostro candidato sindaco mi ha chiamato ubriacone col bicchiere qua, mi hanno chiamato delinquente, mi hanno chiamato delinquente, ma voi con che coraggio tornerete nel mio ambulatorio dopo? Amici di Policoro, non è questa la politica. Allora, poi c'è anche la storia della suocera, c'è anche la storia della suocera ricca, c'è anche la sua, e poi ve lo spiego io la storia della suocera ricca. Allora, una volta quando si amministrava questa città, il sindaco, a secondo lo simpatia o antipatia, toglieva e metteva pezzi di terreno nei piani regolatori. A un certo punto il sindaco arbia, fa il piano regolatore e lascia, non so quanti ettari sono, Enrico,
Quanti ettari? E lascia 3 ettari i cui proprietari maggiori sono Morano e Castrovillari. E c'è una povera crista che ha 70 aree di terreno in quel coso là. Allora la suocera è diventata ricca, amici di Policone. La sua per 70 aree hanno impostato, vedi, probabilmente il comizio di questa sera sarà impostato sulla suocera ricca. Ma vergognatevi! Noi l'altra volta, io ricordo con piacere, ho visto Gianluca Marresa lì, questa sera. Lo spirito, la battaglia delle proposizioni. L'altra volta c'erano dei temi, c'era il tema dei rifiuti, c'era il tema del regolamento urbanistico, c'era il tema del lungomare di Policoro, c'era il tema del piano d'ambito, c'era il tema dei contratti di quartiere. I contratti di quartiere li abbiamo esauriti al 90%, ci resta qualche piccola cosa. Il regolamento urbanistico l'abbiamo risolto, il lungomare l'abbiamo aggiustato, l'abbiamo reso appetibile. Città di Policoro, ricordatevi bene, questa sera è importante anche per coloro a cui non sto simpatico, è importante anche per coloro che non mi stimano, perché non mi conoscono, perché se qualcuno mi conosce poi si diventa amici, perché io sono una persona di grande apertura mentale, io mi rivolgo a loro. Ma voi volete portare indietro questa città di 30 anni, la volete portare indietro? Certa gente non merita nemmeno il voto di se stesso per quello che ha prodotto in 5 anni di opposizione e in questa campagna elettorale che doveva essere una sfida ad alto livello. Parliamo di come volete la D7, la zona di Marinagri, va come risolvere il problema dell'esondazione, gli agricoltori, noi agli agricoltori non c'era l'assessore, ma c'era un delegato. La differenza tra assessore e delegato sta nel fatto che il delegato non percepisce lo stipendio, mentre l'assessore sì. Quella è la differenza, città di Policoro. Allora, avete fatto fronzoli e chiacchiere, proposte. Non ho sentito l'altra sera, mi sono rivisto il comizio, 44 minuti di ingiuria e un minuto di proposte. Allora, che vuole la città? Che vuole la città di Policoro? Vuole andare avanti? Oppure fermarsi, tornare indietro? Questa città si è avviata verso un percorso. Stasera abbiamo aperto via Siris, ma non l'abbiamo aperto perché siamo in campagna elettorale, l'abbiamo aperto perché, come detto l'altra sera, il lavoro, e da una parte le denunce ci hanno fatto perdere tempo, ma l'emblema di questa città che vuole crescere è quella via, andatela a vedere da lì, Policoro, quella via che è il percorso che ha preso, che vuole crescere, che vuole andare oltre. Ammiraglio, ti voglio bene, Ammiraglio, ti voglio molto bene perché sei un galantuomo, però in questa città sei un corpo estraneo, non conosce i temi della città, non conosce gli argomenti, ti hanno consigliato male probabilmente, non lo so, perché l'agricoltura, sei venuto a parlare di zootecnia agricola in questo paese, ma sei rimasto indietro nel tempo, quando da giovane te ne sei andata all'accademia militare probabilmente. No. E allora agli agricoltori che sono il nostro tessuto linfatico, sono il nostro sangue, sono la nostra economia, dico, col regolamento urbanistico vi abbiamo dato una grandissima opportunità,
quello di trasformare gli annessi agricoli in attività ricettive. Quindi non è vero che non abbiamo fatto niente per voi, perché in un momento di crisi associare agricoltura e turismo è un fatto importante, è un fatto che vi dà ossigeno, è un fatto che vi può rendere autonomi. Sul piano d'ambito non ci avete detto che ne pensate, lo zuccherificio, ma come lo volete risolvere il problema dello zuccherificio? Noi l'abbiamo detto e ridetto. Io mi ricordo in consiglio comunale un candidato sindaco, allora consigliere dell'opposizione, parlavamo del regolamento urbanistico, ci ha portato la gente a protestare per lo zuccherificio che fa parte del piano d'ambito, quindi ignoranza totale, nulla assoluto. Città di Policoro, appassionatevi ai temi della vostra città, studiateli, conoscete prima di andare a mettere quella crocetta, perché ne va del futuro dei vostri figli, del nostro futuro. Allora io dico che questo è un momento importante per noi, momento importante perché noi dobbiamo andare avanti, perché come il motto Policoro è, non Policoro deve essere, Policoro ha cominciato un percorso che è un percorso di progresso, di civiltà. I nostri ragazzi, molti di loro stanno rientrando, hanno voglia di investire le proprie risorse, le proprie energie in mezzo a noi. Accogliamoli, creiamo le condizioni per far tutto questo con il rispetto delle regole, con la trasparenza. Innamoriamoci della nostra città, città di Policoro, perché quando parliamo di rifiuti sento e mi dicono Policoro è sporca. Ma io vi chiedo, quanti di voi spostano la macchina quando deve passare la spazzatrice col divieto che c'è? Quanti di voi lo fanno? Allora innamoriamoci di questa città, rispettiamola. Policoro deve essere la casa di tutti, in cui tutti devono dare il contributo a tenerla pulita. Non si può demandare al sindaco, all'amministrazione, quello che è un compito civico di tutti noi. Andiamo a correre a mare, corriamo con la bottiglia dell'acqua, finiamo l'acqua e buttiamo la bottiglia per terra. Allora noi dobbiamo aumentare questo senso civico, piantare le pianticine sulle margherite e sul lungomare di Policoro, 400 pianticine, 200 se le sono rubate, amici miei. Allora tutti quanti dobbiamo rafforzare il nostro senso civico se noi vogliamo essere il punto di riferimento della Basilicata, anche del sud, perché noi dobbiamo diventare un modello, lo stiamo diventando un modello, come diceva il motore di ricerca di internet, tra le 50 città più richieste d'Italia, il turismo che vola, Policoro ha bisogno di attività ricettive, ha bisogno del suo piano d'ambito in cui nell'ultimo miglio noi andiamo a fare gli alberghi per far sì che non accada come non succede come accadrà il 28 agosto quest'anno, che ci sono due manifestazioni di tiratura mondiale. Allora mandiamo la gente a dormire a Novasili e a Scanzano, non deve più accadere questo. Quindi Policoro ha bisogno di andare in velocità, Policoro ha bisogno di camminare, di investimenti. Ai ragazzi dico, non vi dovete scoraggiare, perché in Policoro c'è un futuro se sapete chi scegliere. La nostra squadra, una squadra fatta di persone, di ragazzi, che alcuni di loro hanno dimostrato il valore. Sappiamo chi sono, sappiamo come
sanno leggere e sanno scrivere. Abbiamo tutte le condizioni, abbiamo assicurato 5 anni di governabilità in questa città, ne possiamo assicurare un'altra 5, perché qua c'è l'unico schema di governabilità di questa città, non ci sono congiurati, non ci sono persone che non salgono su questo palco perché li si tiene da parte per non farli vedere, perché si ha paura del giudizio. Qua ci sono, siamo questi, le liste, ripeto, quando entrate, prima di entrare a votare, guardatele quelle liste là, osservatele, leggete uno per uno i nomi. Ammirà, hai parlato di barca, hai parlato di grande traghetto, ma questo traghetto non è mai uscito dal porto, abbi pazienza, perché è così pieno di zavorra, è così pieno di zavorra che come si muove affonda, affonda in maniera brutale. Quindi ammiraglio, mi dispiace, ti voglio bene, ti darò una stretta di mano quando ti vedrò, perché tra di noi non c'è, la politica non deve essere odio, rancore, ma rispetto, rispetto. Io ti rispetto, ma sei inadeguato a questa situazione, non so, non ho capito di questa tua scelta, non l'ho capito e non la condivido, perché per fare il sindaco bisogna avere le spalle larghe, il sindaco non è una barca, per fare il sindaco bisogna avere anche la capacità di pigliarsi qualche schiaffo sulla faccia, qualche insulto, e stare lì a sopportare. Allora noi dobbiamo pensare a questa città, dobbiamo innamorarci di questa città, lo dico 10.000 volte. Io non so se voi mi darete la fiducia, e lo spero per me e per voi. Se voi mi darete la fiducia, avrete sicuramente 5 anni di governabilità e il percorso della città andrà avanti, perché non ci possiamo permettere di fermarci. Se sceglierete diversamente, io vi ringrazierò comunque, perché io ho passato 5 anni splendidi, ho sofferto insieme a loro, abbiamo lavorato tanto. Qualcuno mi dice, ma perché ora stanno uscendo tanti cantieri? Perché quello è frutto della programmazione, una programmazione che è cominciata 4 anni fa e ora sta cominciando a dare i suoi frutti. Il parco di Via Lazio, dovrebbe proprio partire i lavori del parco della Posta, dell'altro parco di Via Lazio, l'asfalto in Via Lido, ci sono tante cose, il piano d'ambito che è finito, quindi se non ci date fiducia quel piano d'ambito non si farà mai. Come non si sarebbe fatto mai il regolamento urbanistico, perché da un lato qualcuno viene a dire qua che abbiamo cementificato la città, invece abbiamo ridotto del 30% la volumetria che spettava col vecchio piano regolatore, e dall'altra parte dice che mancano strutture ricettive. Allora mettetevi d'accordo, perché un candidato consigliere nelle osservazioni, le uniche osservazioni che ci ha fatto, che voleva più volume, noi non le abbiamo dato. Questo è il rispetto della città, il rispetto dei cittadini, il rispetto delle nuove generazioni, il rispetto del futuro. Io mi voglio congedare da voi dicendo, guardate bene città di Borgogna, questa non è una competizione elettorale normale.
anche se si è vista molto poco. Ma sotto ci sono quelle forze, quegli interessi che stanno premendo per cercare di bloccare il progresso di questa città. Allora io vi chiedo di dare continuità, allora io vi chiedo di votare questi ragazzi, di votare il sottoscritto, di votare questa amministrazione, perché noi col cuore, con l'animo vi abbiamo amato e vi amiamo, siamo amici. Quanta gente, la gente che non mi conosce, che ci conosce, ci avvicina e ci stringe la mano, perché noi per 5 anni abbiamo lavorato per voi, abbiamo lavorato in maniera serrata. Io mi voglio concitare con voi con una frase che diceva un grande condottiero. Diceva: se vuoi sapere quello che accadrà alla fine del giorno, aspetta la sera e la verità sarà nota. Se ci incontreremo ancora, ci sorrideremo, altrimenti rimarrà comunque un bel ricordo. Buonasera Policoro. Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo.